Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. È sempre giovedì 20 ottobre 2011 e sono circa le 17, le 17. Dio, che bella mappa che mi ha mandato il mio amico Filippo Bordo. Filippo Bordo, ma che bella mappa, fresca, 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 fresca. Pensate poi che questa mappa è di martedì 18 ottobre 2011. Pensate un po', martedì 18 ottobre 2011. Oggi è giovedì 20 ottobre. E questa mappa, la mappa delle buste paghi dei governatori delle regioni italiane, sono i presidenti delle regioni italiane, appare su questo sito. Vedete che meraviglia? Vedete che meraviglia? I segreti della casta. I segreti della casta, la mappa in piccolo è qua. E io l'ho stampata in grande, capito? E dice, la vedete la data, cari amici? Pure la data, eccola lì. Martedì, 18 ottobre 2011, cari amici. L'amico che mi scrive, eccolo qua, lo vedete voi? Filippo Bordo, Filippo Bordo, eccolo qua. E io gli ho detto, grazie amico mio, vedrai che la tua mappa la uso presto, anzi prestissimo, infatti la uso subito, la uso. Che mappa, cari amici. E finora io mi ero dovuto accontentare delle tabelle del grande sito Umbria 24 di un anno fa. E tutti mi dicevano, ma sono tabelle vecchie, vanno rifatte. È inutile che io dicessi, sì, ma guarda che quello che è scritto nel sito Umbria 24 lo trovi scritto pure nei siti delle regioni. Delle regioni? Perché? Nessuno ci vuole credere. Sapete perché nessuno ci vuole credere a quello che dice Serafino Massoni? Perché Serafino Massoni dice una cosa scandalosa. Dice che tra tutti, Serafino Massoni, che sono io, dice che tra tutti i governatori d'Italia è più pagato, il più pagato, Santa Madonna, è Nichi Vendola. Ma Santa Madonna, io vorrei sapere, ne ho fatti tanti di video su Nichi Vendola, su Nichi Vendola. L'unica cosa che posso dire su Nichi Vendola è che oltre a essere un poeta, è anche il governatore più pagato d'Italia. Ma mi avesse risposto mai Nichi Vendola? Magari per dire, io ti diffamo, Serafino Massoni. Cioè io ti denuncio per, no, ti diffamo, io Nichi Vendola denuncio te, Serafino Massoni, perché tu mi stai diffamando dicendo che io sono il governatore più pagato d'Italia. Ma che? Ma neanche dalla sua segreteria particolare, dal suo ufficio stampa, niente. Non è che io desideri che Nichi Vendola si metta in contatto con me, ma non pretendo questo. Ma avendo io detto e ripetuto in tanti video che egli è il governatore più pagato d'Italia, insomma, se io fossi lui, se io, Serafino Massoni, fossi Nichi Vendola, un po' mi vergognerebbe, un po' mi vergognerebbe. Mi ha scritto qualche amico di Nichi Vendola, mi ha scritto qualche amico per dirmi, ma lui passa, è il 30-40% della sua busta paga, la passa al partito, al SEL. Io ho spiegato a questi amici di Nichi Vendola, ma guarda che questa operazione si chiama, grosso modo, è partita di giro, partita di giro. Sarebbe come che il fatto che un padre di famiglia, quando porta a casa lo stipendio, ne dà una cifra a sua moglie. Era partita di giro, no? Il marito dà i soldi, una buona parte del suo stipendio alla moglie, perché la moglie vada a fare le spese. E così Nichi Vendola si dà una buona parte della sua busta paga al suo partito. Fa l'interesse del suo partito, cioè fa l'interesse di se stesso. E poi, e chi è che ci dice che anche gli altri governatori d'Italia non facciano la stessa faccenda di passare una parte della loro busta paga al loro partito di riferimento? Però intanto gli altri governatori prendono nemmeno Nichi Vendola. Vabbè, facciamo una rassegna, una rassegna. In Lombardia c'è quell'infamone di Roberto Formigoni, che si accontenta di 11.800 euro, 11.800 euro,
contro i 14.595 euro di Nichi Vendola. Poi c'è quell'altro infamone di governatore leghista del Piemonte che si accontenta di 8.800 euro contro i 14.590 euro di Nichi Vendola. Vediamo dove c'è qualche altro infamone. Mi dispiace citare pure Renata Polverini, per la quale non ho tanta simpatia, a dir la verità. Beh, Renata Polverini, governatrice del Lazio, si accontenta di 12.600 euro e contro i 14.595 euro di Nichi Vendola. Qualche altro infamone, vediamo un po' dove sono gli infamoni. Ecco qua, in Campania dicono che ci sia un altro governatore infamone, Caldoro c'è scritto qua. E Caldoro, governatore della Campania, che c'è un sacco di problemi, la Campania, molti, ce n'è 100 volte più delle Puglie. Beh, e Caldoro, governatore della Campania, si accontenta di 12.400 euro al mese contro i 14.595 euro al mese di Nichi Vendola. Ora, amici miei, voi che credete negli uomini buoni, spiegatemi perché l'uomo più buono d'Italia, cioè Nichi Vendola, che è il facsimile di Franco di Fausto Bettinotti, è il facsimile, repetita iuvant, spiegatemi perché, sulla base di quali motivi, Nichi Vendola deve essere il governatore più pagato d'Italia. Anche nella considerazione che le lontane Puglie non sono la regione più popolata d'Italia, non sono la regione più complessa d'Italia, semmai una delle regioni più complesse e più disastrate sarebbe la Campania, semmai dove c'è Caldoro, semmai dovrebbe essere Caldoro essere il governatore più pagato d'Italia. Forse potrebbe essere proprio la Lombardia, che è una delle regioni più popolate. Ma pensate in voi che neanche in Sicilia, neanche in Sicilia hanno osato essere i più pagati d'Italia, perché in Sicilia c'è un certo Lombardo che prende un po' di meno di Nichi Vendola. E allora bisogna proprio dire che si è pagati in proporzione alla propria bontà. Uno dichiara di essere buono, così faceva Fausto Bettinotti e così fa Nichi Vendola, si è dichiarato amico degli operai, però è il governatore più pagato d'Italia. E io, se fossi un metalmeccanico, gli direi: ma tu, Nichi Vendola, che vuoi tanto bene a noi metalmeccanici, ma com'è che sei il governatore più pagato d'Italia? E invece io, metalmeccanico, mi devo accontentare di 1.000-1.200 euro al mese netti in busta paga, che ho pure moglie e figli. E vabbè, si vede che la bontà rende, cari amici, la bontà rende. Rende la bontà. Sì, Nichi Vendola però sta sempre in giro per l'Italia per fare politica alla grande. Non è che ci dà, non è che controlla tanto i suoi assessori, i suoi assessorati, perché sapete che qualche annetto fa è stata spazzata via da uno scandalo la giunta dei Nichi Vendola. Quando uno è un uomo buono, è un uomo buono che ti fa del bene, si deve chiudere un occhio, si deve chiudere. Ecco, cari amici, adesso venitemi a smentire, venitemi a smentire, amici miei, prima di smentirmi, lo so che è amaro andare giù per quello che dice Serafino, ma lo so che è amaro mandarli giù. Fate, siccome non vi ha soddisfatto quello che c'è scritto nel video Umbria 24, andate su questo sito e guardate cosa è riportato martedì 18 ottobre 2011. Cari, ma dite a Nichi Vendola che spieghi sul web per quale misterioso motivo lui debba essere il governatore più pagato d'Italia. Ah, magari dice, vabbè, dice Nichi Vendola, ma io questa paga l'ho già trovata. Il mio predecessore prendeva così, io l'ho trovata e basta. Beh, ma la poteva cambiare, no? La poteva cambiare. Ma perché Nichi Vendola lei non la cambia, la sua busta paga? Perché non fa fare una delibera alla sua giunta, al suo consiglio regionale, dove dice che Nichi Vendola, uomo buono, uomo,
Homus bonus, se la dimezza, la busta paga. Ma perché? Ma perché? Sì, forse ha troppo da fare per occupare di queste piccolezze, non gli vendono, su, non gli vendono. Ma venga anche lei sul web e dica perché lei è il governatore più pagato d'Italia. Però non ci racconti la favoletta che lei il 40% della sua retribuzione, mi pare, lo gira al SER, al suo partito. Gli ho già spiegato che questo è il facsimile di una partita di giro, cioè in pratica lei si comporterebbe come un bravo padre di famiglia che quando porta a casa lo stipendio una buona parte la gira subito a sua moglie per le spese della famiglia, e cioè nell'interesse del padre di famiglia. Anche lei, se gira il 40% della sua bella busta paga, la gira al SEL, fa gli interessi del SEL, ecco, fa i suoi interessi. Poi mi dica però che lei è l'unico in Italia tra tutti i governatori a compiere questa operazione da partita di giro. Lei dica su YouTube, su web, dica che non ci sono altri governatori che versano una parte della loro retribuzione al loro partito. E in ogni caso resta sempre che il fatto che un governatore versi una parte della sua retribuzione, una parte piccola o grande, al suo partito, nella sostanza è una partita di giro. Cioè il governatore fa il suo interesse, fa nel versare, perché non è carità questa, non è carità cristiana, perché se fosse carità cristiana lei non dovrebbe versarli al suo partito. Versandoli al suo partito lei fa il suo interesse, capito? Fa il suo interesse, perché lei interessa che il suo partito stia bene, perché se il SER sta bene pure lei, ecco perché è una partita di giro. Capito? Capito? Cari, lo so che è tanto amaro per certi miei simpatici amici mandare giù questi video. Io quanto è amaro in questo il periodo in cui sono tutti indignati i giovani, quanto è amaro sentire quello che dice Serafino Massoni. Ma che amarezza, Dio che amarezza. Beh, cari amici, andate a contestare questo sito. Andate a contestare questo sito. I segreti della casta. E di Montecitorio, c'è scritto qua, i segreti della casta di Montecitorio, e mappa degli stipendi dei presidenti delle regioni. È amaro, vero? Da parte dei giovani indignati di sapere che l'uomo più buono d'Italia, cioè Nigi Vendola, è anche il governatore più pagato d'Italia. Qui non già trovati due di siti che dicono la stessa cosa. Uno si chiama Umbria 24 e l'altro si chiama I segreti della casta di Montecitorio, va bene? Vedete come, cari, quanto è amaro venire a conoscere queste notizie, soprattutto quanto è amaro che ci sia uno che le diffonde, che Dio lo stramaledica colui che diffonde tali notizie, cioè che Dio stramaledica Serafino Massoni. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.